la bontà che non ti aspetti. È quella che viene da Dio, che ha dimostrato di amare l'uomo nonostante le sue fragilità, nonostante i peccati con cui noi rinunciamo all'amore di Dio, egli sempre ci attende. Dal Vangelo secondo Matteo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù ringrazia Dio Padre per aver rivelato il Vangelo ai semplici, ai piccoli. Qui i sapienti e i dotti sono coloro che pensano di poter trovare Dio con le proprie forze. Le parole di Gesù sono qui un inno alla gratuità di Dio. Egli si dona a te, se in te trova un cuore disposto ad accoglierlo. Essere semplici qui significa non costruire muri, ma essere disposti ad accogliere Dio sempre e comunque. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. È qui descritto un aspetto importante e spesso trascurato, la libertà di Dio. Tanti perché, rivolti a Dio, non hanno una risposta, perché semplicemente Dio ha scelto di fare quello che nella sua benevolenza ha ritenuto meglio per noi. Credere in Dio non significa avere tutte le risposte, ma concludere tutti gli interrogativi sapendo che Dio è affidabile, avendo fiducia che Dio ti voglia donare ciò di cui hai bisogno se lo sai accogliere. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Vivere da cristiani non significa credere in un Dio in senso generico, ma di Dio che si rivela attraverso la rivelazione e l'amore del suo unigenito Figlio, di Dio che si rende visibile, che ti vuole incontrare nella persona di Gesù Cristo. Dio che non parla la lingua degli angeli, ma parla la tua lingua, parla al tuo cuore. Non temere di cercare Dio nella tua vita,